va ora in onda Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, ideazione e testi di Claudio Martini, al microfono Laura Guarnieri. Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. La città della musica del mese di aprile è Amburgo, importante snodo portuale ed industriale che dal Cinquecento in poi è stato anche un florido centro culturale e musicale. Amburgo aderì in pieno alla riforma luterana e dette ampio spazio alla musica sacra, con la pratica dei lieder spirituali in basso tedesco e dei cantica sacra. Nelle chiese principali della città operarono organisti celebri come Jacob Praetorius e il figlio Hieronymus, Thomas Selle e Christoph Bernhard. La festa per il centenario della Riforma fu celebrata con sontuose manifestazioni musicali. Iniziamo con un brano di Thomas Selle, Die Mit Tränen sehen, eseguito da Vox Luminis, diretto da Lionel Monnier. Thank you.
di Thomas Zille era di Mit Tränen Sehen. Vox Luminis era diretto da Lionel Monnier. In un giornale culturale del 1657 si scriveva che ad Amburgo era possibile ascoltare a proprio gradimento musica meravigliosa e ben eseguita. In particolare la musica d'organo godette di grande popolarità, grazie ai figli di Hieronymus Praetorius, a Heinrich Scheidemann e Matthias Beckmann. Quest'ultimo fondò il Collegium Musicum, che organizzava settimanalmente concerti nel refettorio. I ricchi commercianti della città sostituivano le corti dei principi e dei nobili nell'animare la vita musicale. E così Amburgo godeva della migliore musica in contemporanea a Dresda, Monaco, Lipsia, ma anche Vienna, Roma e Venezia. Di Matthias Beckmann proponiamo il Magnificat Secundi Toni, all'organo Bernard Fucrul.
Bernard Frucrul all'organo nel Magnificat Secundi Toni di Matthias Weckmann. Nel 1678 sorse ad Amburgo per iniziativa dei cittadini l'opera. La prima al teatro Am Gesemart fu Adam und Eva di Johann Teile. A cavallo tra 600 e 700 si succedettero come direttori e compositori ufficiali figure importanti come Nikolaus Adam Strung, Johann Wolfgang Frank, Johann Philipp Fürst, Johann Sigmund Kusser e Reinhard Kaiser. Lo spettacolo lirico aveva molto seguito ad Amburgo, città dove tra il 1705 e il 1708 vennero rappresentate le prime quattro opere di Handel: Almira, Nero, Florindo e Daphne. Dall'opera Die großmütige Tomiris, il generoso Tomiris, di Reinhard Kaiser, ascolterete adesso l'aria Amor fache nicht die Flammen. Thank you.
Bernhard Kaiser, Amor fache nicht die Flammen, dall'opera Die großmütige Tomiris. In quel periodo davvero rigoglioso per Amburgo, svolsero la loro attività in città anche molti poeti, come ad esempio Paul Fleming, Johann Rist, Friedrich von Hagedorf, Friedrich Gottlieb Klopstock e in particolare Bartold Heinrich Brockes, autore nel 1712 di una passione molto apprezzata a tempo, in quanto rielaborava la forma tradizionale dell'oratorio, aggiungendo poesia riflessiva e descrittiva, a volte altamente sofferta ed emozionale. La Brockes Passion fu messa in musica da molti autori, tra i quali lo stesso Kaiser. Ma le versioni più celebri di questo testo sono sicuramente quelle di Handel e Telemann. Handel scrisse un adattamento lungo e di tipo contemplativo, dato probabilmente in prima esecuzione proprio ad Amburgo nel marzo 1719. Vi sono alcuni passaggi di grande bellezza, come il duetto fra Maria e suo figlio, «Soll mein Kind, mein Leben stirben». Lo ascoltiamo subito. Era il duetto «Soll mein Kind, mein Leben stirben» dalle Brockes Passion di Handel. Edda Moser era Maria, Theo Adam era Gesù, la Schola Cantorum Basiliensis e l'Academy für Alte Musik di Berlino erano diretti da August Wenzinger. Nella prima metà del Settecento la vita musicale di Amburgo fu caratterizzata da alcuni personaggi molto versatili e dinamici. Uno di essi fu Johann Mattheson, compositore, scrittore, diplomatico, nonché teorico musicale. Mattheson divenne intimo amico di Handel, nonostante lo avesse pressoché ucciso nel corso di una lite avvenuta durante una rappresentazione dell'opera Cleopatra dello stesso Mattheson nel 1704. Handel si salvò grazie ad un grosso bottone di metallo che parò il colpo di spada che Mattheson gli aveva tirato.
I due comunque si riconciliarono, rimasero in corrispondenza per tutta la vita e Matheson nel 1705 interpretò il personaggio di Fernando alla prima dell'Almira di Handel. Tra le composizioni più interessanti di Matheson vi è la quarta suite in sol minore per clavicembalo, dalla quale vi proponiamo questa Allemanda interpretata da Cristiano Holz. Cristiano Holz al clavicembalo nell'Allemanda tratta dalla suite numero 4 in sol minore di Johann Matheson. Dal 1721 al 1767 il cantor municipale, ossia il direttore della musica di chiesa nelle cinque chiese principali di Amburgo e cantor del Johanneum, la scuola di latino, fu Georg Philipp Telemann.
Oltre al gran numero di opere scritte per il teatro di Amburgo, a lui si deve soprattutto lo sviluppo del concertismo privato e pubblico, culminato con la costruzione nel 1761 della prima sala da concerti della città, la Konzertsaal auf dem Kamp. Il 5 novembre di quell'anno, alla Konzertsaal, ebbe luogo la prima esecuzione in forma di concerto della serenata musicale Don Chisciotte alle nozze di Camacho. Lavoro in cui Telemann usa le vicende del racconto per effetti umoristici, elementi dell'opera seria per caratterizzare i nobili e musica popolare per i contadini. Ecco la prima parte del lavoro, Ouverture, il risveglio di Don Chisciotte e l'attacco ai mulini al vento. Thank you.
Georg Philipp Telemann, Don Chisciotte alle nozze di Camacho, ouverture. Risveglio del cavaliere e lotta ai mulini al vento. Rudolf Baumgartner ha diretto gli archi del Festival di Lucerna. Nel 1767 Telemann morì e il suo posto fu preso da Carl Philipp Emanuel Bach, il quale lo tenne fino al giorno della sua morte nel 1788. Sotto la sua guida, la vita musicale di Amburgo ebbe un'ultima vigorosa fioritura. Egli scrisse in quel periodo le celebri sinfonie amburghesi e si dedicò molto alla musica sacra, componendo gli oratori Gli Israeliti nel deserto e Risurrezione e Ascensione di Cristo, oltre a 20 passioni e 70 cantate, litanie e mottetti. Le sinfonie del Bach amburghese, così fu chiamato, evidenziano bene il passaggio dal maturo barocco al primo classicismo, proponendo un nuovo stile compositivo basato sulla differenziazione emotiva tra i movimenti. In scaletta abbiamo la Sinfonia in Mi maggiore WQ 182 numero 6, che ascoltiamo dall'Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Gowood. Thank you.
di Carl Philipp Emanuel Bach era la Sinfonia in Mi maggiore WQ182 numero 6, propostaci dall'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Horwood. Ad Amburgo sono nati due grandissimi musicisti, Felix Mendelssohn Bartholdy e Johannes Brahms. Il primo già a 2 anni si era trasferito a Berlino e non ebbe mai una relazione precisa con la sua città natale. Brahms invece fu più legato ad Amburgo. Qui prese le prime lezioni di musica. Qui suonò nei locali notturni e dette lezioni di piano per contribuire al bilancio familiare. E ad Amburgo, dal 1857 al 1860, diresse un coro femminile, attività che affinò molto la sua scrittura per la voce. Brahms tentò più volte, senza successo, di diventare direttore dei concerti filarmonici. In compenso, Amburgo gli conferì nel 1889 la cittadinanza onoraria. Nei 3 anni a capo del coro femminile, egli scrisse anche questo Salmo numero 13, opera 27. Lo esegue qui il coro femminile Zoltán Kodály di Budapest con Gábor Leocka all'organo.
Era il Salmo numero 13, opera 27, per coro femminile di Johannes Brahms. Ha cantato il coro femminile Zoltán Kodály di Budapest, accompagnato all'organo da Gábor Leocka. Da fine Ottocento ai giorni nostri, Amburgo ha sempre mantenuto un posto d'eccellenza nel panorama musicale europeo. Direttori come Hans von Bülow e Gustav Mahler, sovrintendenti d'opera o dirigenti musicali come Rolf Liebermann, Sigmund von Hausegger e Karl Muck, direttori ospiti come Eugen Jochum e Hans Schmidt Eisenstadt, docenti alla Hochschule come Georgi Ligeti, hanno dato grande lustro ad una città sempre sulla cresta dell'onda. Hausegger, che fu direttore della filarmonica tra il 1910 e il 1920, si è distinto per la composizione di lieder molto raffinati. Uno di questi è Auf der Heide, qui eseguito dal baritono Roman Trickel con Kurt Garben al pianoforte. Roman Trickel baritono e Kurt Garben pianoforte nel lead Auf der Heide di Sigmund von Hausegger. Il viaggio ad Amburgo termina qui. Ci fermeremo qui per tutto il mese di aprile per spostarci poi a Liegi, il capoluogo del Belgio vallone francofono, dove ci ritroveremo il prossimo sabato 4 maggio, sempre alle 15:40. Buon ascolto con Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, ideazione e testi di Claudio Martini, al microfono Laura Guarnieri.